Molto spesso si pensa che tutto quello che ha successo sul web arrivi da oltreoceano e che siano i precursori di altrettanti presunti successi che a distanza di tempo si manifestano anche in Italia. Nicoletta, quanto è ampio questo divario che ci separa a livello di tempo? Un tempo si diceva che gli Stati Uniti fossero 10-15 anni più avanti del modo di comunicare o comunque del modo di promuovere in Italia o in altri paesi europei. In realtà questo divario, questa divide non è più così pressante, non è più così netta. La vera divisione tra il modo di comunicare che ormai hanno le aziende alimentari e il modo con il quale cercano informazioni gli utenti che sono alla ricerca di un acquisto. Oggi, quindi, in Italia come negli Stati Uniti o come in qualsiasi altro paese anglosassone, è necessario comunicare attraverso i nuovi canali, conoscendo le due nuove dinamiche, parlando lo stesso linguaggio dei nostri utenti, per esempio comunicando online, comunicando sui social media, comunicando, se parliamo alle generazioni molto giovani, su Snapchat oppure sui sistemi di messaging. Come possiamo verificare l'enorme quantità di informazioni che la rete ci offre senza cadere in confusione o peggio ancora a credere in cose che sono assolutamente infondate? Beh, in realtà il problema delle fake news è un problema molto forte, che ha soltanto amplificato la sua possenza e la sua dimensione con i nuovi media. Il problema della fake news in qualche misura è sempre esistito. Il rischio di un'informazione fallace, il rischio di un'informazione manipolata, il rischio di un'informazione di parte c'è in qualsiasi canale, in qualsiasi strumento che appunto noi andiamo ad utilizzare. Ovviamente, ripeto, ora è diventato veramente importante. Importante e preponderante. Quindi bisogna trovare dei sistemi, soprattutto la cosa importante è che ci siano dei canali che siano in qualche misura più certificati, seguiti e sui quali vengano comunicati dei messaggi che siano appunto il più veritieri e di più alta qualità possibile. E poi sta veramente anche all'utente fare fact checking, cioè andare a ricercare più notizie su diverse fonti, in modo tale da poter avere un'informazione completa, strutturata e complessa a 360 gradi. Degustare, cucinare, scrivere, fotografare, condividere idee e conoscere sono attività in cui appassionati food blogger si impegnano quotidianamente con entusiasmo e interesse senza pari. Numerose sono le interpretazioni del ruolo del food blogger, molteplici e in continuo divenire le manifestazioni concrete di questa espressione comunicativa. Nasce così l'Associazione Nazionale Food Blogger con lo scopo di creare uno scambio proficuo e attento con le diverse realtà, ben consapevoli che la voce di questo nutrito gruppo di persone ha bisogno di accordarsi armoniosamente con altri mondi per poter crescere e divenire fiorente. Noi siamo nati nel 2013, 11 soci fondatori. Alla fine di quest'anno c'è stato il rinnovo perché ed è in carica un nuovo consiglio direttivo e il nostro desiderio, sottoscritto anche con uno statuto, è proprio quello di creare un gruppo di persone che abbiano anche delle competenze per poter parlare di cibo in maniera adeguata e quindi essere formate con delle visite nei territori, con delle visite dei produttori, con anche delle informazioni legate alle tecniche di cucina, alle tecniche di scrittura, di fotografia, di sviluppo di video, perché secondo noi è assolutamente importante riuscire ad essere un po' autorevoli in questo senso, cioè ricevere fiducia da chi ci legge e quindi riuscire ad essere, avere dei riscontri positivi, nelle letture e le comunicazioni che noi diamo. L'Associazione Italiana Food Blogger offre ai propri associati l'opportunità di incontrarsi e confrontarsi con persone e realtà che valorizzano il nostro paese dal punto di vista alimentare e culturale, rendendolo nel contempo permeabile al confronto con le nuove culture che popolano il nostro territorio. Il tutto in una rete racchiusa in un blog. Anna Maria, che cos'è questo contenitore virtuale? Ci vuoi spiegare meglio che cos'è un blog? Il blogger possiamo dire che è una sorta di ossimoro, nel senso che è un diario in realtà poi pubblicato in rete, quindi un diario aperto a tutti. All'interno di questo diario, food blogger, quindi nello specifico legato al cibo, racconta le proprie esperienze legate appunto al cibo, che possono essere esperienze di cucina, ma anche di test, per esempio, di prodotti o di altre esperienze legate al cibo nel territorio, quindi un luogo, quindi un prodotto.
raccontato appunto in maniera molto personale, molto intima. Quindi a parità di prodotto lei potrà trovare su 10 blogger diversi 10 espressioni dialettiche diverse. Un'attività, quella dei vostri soci, che può essere una professione, può diventare un vero lavoro? Allora, beh, in realtà è un'attività che non remunera se non ad altissimi livelli, quindi probabilmente tanti anni di lavoro. Bisogna sicuramente avere un blog, e questo aprire in una delle N piattaforme free che esistono. Sicuramente avere una passione, una certa competenza per quanto riguarda il cibo, essere un po' avvezzo nell'utilizzo della piattaforma e dei social, perché adesso si comunica anche attraverso i social, e sicuramente saper appunto fotografare. Il tutto questo corredato da una buona dose di dialettica, cioè saper anche esprimere in un italiano corretto, che non dovrebbe mancare mai, le esperienze che vengono vissute in casa e fuori casa. L'Associazione Italiana Food Blogger persegue le finalità culturali, ricreative, promozionali e di utilità sociale. Avete anche uno statuto a cui il socio deve attenersi? Nel sito della nostra associazione è pubblicato uno statuto, quindi chiunque può leggerlo, e se sente di essere in sintonia con quanto viene riportato può scrivere appunto ad mia socio @ifb.it. La candidatura viene naturalmente visionata e poi si può far parte dell'associazione. Fermo restando appunto le indicazioni che si è dato anche durante la conferenza, e fermo restando appunto quanto è indicato nello statuto. Grazie Anna Maria e a tutti gli amici che ci hanno accompagnati fino ad ora, ma noi ci spostiamo e cambiamo argomento. Si tratta del 50° sito italiano nominato Patrimonio Mondiale dell'Umanità nel 2014 dall'UNESCO ed è il Vineyard Landscape of Piedmont, Langhe-Roero and Monferrato. Un territorio che si sviluppa lungo dolci colline coperte da vigneti a perdita d'occhio, inframmezzati da piccoli villaggi di altura e pregevoli castelli medievali, dove da secoli la viticoltura costituisce il fulcro della vita economica e sociale. Abbiamo raggiunto questo meraviglioso territorio in occasione di un press tour denominato Bollicine d'Arte. Con noi oggi Mara Ghibaudo e i suoi collaboratori che ci accompagneranno nella tradizione vitivinicola di questa terra. Mara, dove ci troviamo? Buongiorno, sono lieta di accogliervi nelle cantine Bosca. Bosca è un'azienda del 1831, sita ancora oggi nel territorio di Canelli, lo stesso territorio dove è nata e dove siamo alla sesta generazione a gestione completamente familiare di questa azienda. Vogliamo parlare dei vini che produce questa azienda? In questa azienda, quindi nella nostra parte storica, nel cuore della nostra storia, produciamo il metodo classico, la riserva del nonno. Il vino spumante più tradizionale in assoluto, che nasce all'interno di ogni singola bottiglia, proprio perché la seconda fermentazione avviene all'interno della bottiglia, per cui si differenzia dai vini spumanti prodotti col metodo Charmat, dove la seconda fermentazione avviene in autoclave. In questo caso ogni singola bottiglia, come si vede qua alle spalle, è una piccola autoclave, quindi ogni singola bottiglia produce un vino a sé. Ovviamente, come ogni vino, si parte dalla vendemmia, per cui importantissima la selezione dell'uva. L'uva deve essere vendemmiata in un momento particolare, proprio perché non dobbiamo produrre un vino, ma dobbiamo produrre un vino spumante, per cui abbiamo bisogno di uve con una gradazione alcolica ancora piuttosto contenuta, ma una gradazione in termini di acidità piuttosto sostenuta. A questo punto, durante la vendemmia, avviene la prima fermentazione delle uve, tendenzialmente parliamo di Pinot e di Chardonnay, che vengono fermentati separatamente e lasciati poi durante tutto l'inverno ad affinarsi sulle fecce di prima fermentazione. In primavera lo staff di enologi si ritrova per decidere come assemblare in modo diverso le percentuali di Pinot e di Chardonnay che andranno a formare la cuvée. A questo punto, arriviamo di solito verso il mese di aprile, di maggio, vengono aggiunti dei lieviti e una percentuale di zucchero che servirà poi all'interno della bottiglia per avere la formazione di queste 6 atmosfere, quindi per avere la presa di spuma, la formazione delle bollicine, che sono poi quelle che vengono mantenute all'interno della bottiglia
grazie al tappo a corona che impedisce la fuoriuscita della CO2. A questo punto le bottiglie vengono messe a riposare all'interno di questa cantina storica, dove la temperatura e l'umidità sono quelle necessarie per avere una fermentazione lenta, per poter ottenere delle bollicine molto piccole con una grande persistenza. Le bottiglie vengono lasciate a riposare dopo la fine della fermentazione, che dura circa un paio di mesi, vengono lasciate a riposare per diversi anni all'interno di queste cataste. Al momento poi del bisogno di terminare la produzione del vino, vengono poi spostate sulle pupitre, e sulle pupitre le bottiglie, che partono in posizione inizialmente orizzontale, con i lieviti quindi stratificati sul fondo della bottiglia, vengono lentamente ma in modo deciso mosse per far sì che i depositi scivolino lentamente verso il collo della bottiglia. A questo punto il collo della bottiglia viene ghiacciato e aprendo la bottiglia, la pressione che si è generata all'interno della bottiglia stessa spinge verso l'esterno questo piccolo tappo di ghiaccio che contiene i lieviti e tutti i sedimenti che si sono formati durante la fermentazione. La bottiglia stessa passa in questo cesto forato, sempre a testa in giù, dove il collo della bottiglia viene congelato a meno 40 con dell'azoto liquido. La bottiglia viene posizionata verticale e stappata, degorgiata. Cosa significa? La pressione all'interno della bottiglia fa fuoriuscire il blocchettino contenente il ghiaccio e i sedimenti, e con la riempitrice isobarica, la tecnologia che vedete vicino, continuiamo con la fase più delicata, l'ultima fase chiamata la liqueur d'expédition. Significa che inseriamo una stessa partita di vino, perché qualcosa potrebbe fuoriuscire, ma aggiungiamo la liqueur, cioè il tratto distintivo di ogni famiglia. La liqueur d'expédition serve a dare la gradazione zuccherina finale al prodotto, nel nostro caso un prodotto brut, quindi con una quantità di zuccheri attorno ai 10, 11, 12 grammi litro di zucchero. Più vengono aggiunte delle piccole componenti segrete che rendono speciale e diverso ogni singolo metodo classico che andrete ad assaggiare. A questo punto viene messo un tappo a fungo, la gabbietta, e finalmente il prodotto può essere abbigliato, vestito e pronto per la vendita. Le bottiglie che vediamo alle tue spalle sono a ricordo di un momento difficile sia per l'azienda che per tutta la Langa, non è vero? Sì, queste sono un po' per noi le bottiglie a ricordo di un triste evento, ma sono anche le bottiglie della rinascita. Nel 1994 una vasta zona del Piemonte fu colpita a novembre del 94 da una terribile alluvione. Queste cantine, insieme alla città di Canelli, finirono sott'acqua, e acqua purtroppo è anche fango. Abbiamo fatto degli enormi lavori grazie a tutta la cittadina di Canelli per recuperare le cantine, e queste bottiglie sono quelle originali, che sono state lavate e sono state appese a questo muro a ricordo di ciò che è successo, e a ricordare comunque che a seguito di eventi negativi ci può essere la rinascita. Queste sono quindi le bottiglie della rinascita. Facciamo ancora un salto nel passato. Vogliamo raccontare la storia di questa realtà vitivinicola? L'azienda Bosca nasce nel 1831. Siamo oggi alla sesta generazione della famiglia. Ancora interamente oggi l'azienda è condotta dalla famiglia Bosca. Lo sviluppo è stato importante e ha seguito l'andamento della storia, per cui si è avuta la produzione di vini da esportazione, soprattutto nel periodo di espansione verso l'estero, ma si è rimasti anche molto ancorati al territorio. Si partì da Pietro per passare poi a Luigi, soprannominato anche il vivandiere degli emigranti, proprio per l'attenzione che è stata sempre volta anche all'estero, a ciò che vi era fuori dall'Italia. E ancora oggi, nonostante ci sia una grossa tradizione per quanto riguarda l'Italia, c'è sempre un occhio di riguardo per l'estero. È un grande studio per cercare di soddisfare diverse fasce di mercato e diversi gusti del mercato, perché lo spumante deve essere
deve essere bevuto ovunque e non solo da una tipologia precisa di consumatori, per cui vi sono diversi prodotti che vanno appunto a seguire diversi consumatori. Oggi dal 2009 l'azienda è seguita dai fratelli Pia, Gigi e Polina Bosca che continuano con lo stesso amore e la stessa passione il lavoro che è stato compiuto dalle 5 generazioni prima di loro. Dal passato al presente, ma un presente che è sempre più rivolto al futuro. Un presente sempre più rivolto al futuro, e perché ci piace dire che ciò che è successo ieri è già vecchio. Per cui anche noi nel nostro laboratorio di ricerca e sviluppo studiamo costantemente nuovi prodotti per poterci avvicinare a consumatori diversi, per cui parliamo dei prodotti della tradizione che comunque continuano a essere prodotti importanti come il metodo classico prodotto proprio in queste cantine, senza però dimenticare la produzione di bollicine senza alcol che possano essere bevute anche da chi l'alcol non lo può bere per scelta o per religione o semplicemente per gusto, per cui queste bollicine di succo d'uva idonee anche al consumo da parte dei consumatori ebraici e da parte anche dei consumatori musulmani, per cui abbiamo la certificazione sia kosher che halal. Oppure questo spumante, questo prodotto spumante, per cui sempre dove viene ricordata la presenza delle bollicine, che unisce il vino con dei cereali fermentati, una gradazione alcolica più bassa, un prodotto dolce. Io vorrei, a volte dico che è semplice, ma in realtà non è semplice, è un prodotto diverso, più facile da bere anche da consumatori che hanno delle difficoltà magari ad approcciarsi al vino. Lasciamo i vini e le cantine storiche di Canelli con un'ultima curiosità. Pensate che le cattedrali sotterranee dell'azienda Bosca sono state visitate ad oggi da oltre 55.000 persone. Grazie ai nostri telespettatori che anche oggi hanno trascorso un po' del loro tempo con noi, nella speranza di avervi dato una sana e corretta informazione, confidiamo di avervi ancora qui con noi per il prossimo appuntamento con AgriSapori, sempre su questa emittente e sul web su agrisapori.it.